Fidal Stories è la nuova serie di Icarus Ultra dedicata al mondo dell'atletica e i nuovi progetti della Federazione Italiana Atletica Leggera. Pista, piano sviluppo talento, porte aperte allo sport, Rankard Silver e Rankard Young. Questi i nomi dei progetti promossi da Fidal e dedicati alla promozione e alla realizzazione dell'attività sportiva di base su tutto il territorio, che racconteremo in 10 puntate tramite le voci di alcuni dei suoi protagonisti, sparsi in ogni angolo d'Italia. E a introdurci ciascun episodio è un ospite davvero d'eccezione. L'adrenalina che sale, i battiti a mille, un'energia travolgente. Queste sono solo alcune delle sensazioni che provo ogni qualvolta scendo in pista. E pista è il nome del progetto che Fidal Stories ci racconterà adesso. Io sono Gianmarco Tamberi e questo è Fidal Stories. Oggi siamo a Rieti in una delle società sportive partecipanti al progetto Pista, ovvero Piano Sviluppo Talenti, progetto che punta a strutturare un percorso solido e coerente del reclutamento del talento fino all'accompagnamento verso l'alto livello, sfruttando al contempo il talento come leva di coinvolgimento specifico verso le discipline dell'atletica leggera. Abbiamo partecipato a questo progetto Pista perché sembrava disegnato apposta per una realtà come Rieti e come l'atletica studentesca. Io mi sono scoperto velocista perché sin da ragazzino ho partecipato a un trofeo provinciale che fanno e ho notato subito che ero più veloce degli altri. Ho continuato, mi sono allenato e quest'anno ho fatto un 10.47 e un 10.45 ventoso. Sono arrivato ottavo in Europa, finalista e della mia categoria vice campione italiano. Con orgoglio ci siamo aggiudicati correre, saltare e lanciare, perché velocità è un settore importante per il nostro team. Lanciare con disco e peso e anche rinverdire la scuola di asta che nel corso degli anni ci ha dato tante soddisfazioni. Punto chiave del progetto è l'individuazione di 100 società di atletica e 100 tecnici che andranno a comporre la rete territoriale di monitoraggio tecnico. Una via per facilitare il dialogo tra la struttura tecnica nazionale e le strutture tecniche regionali e per individuare, supportare e sostenere circa 300 nuovi atleti di talento. Oggi i lanci sono diventati tutti rotatori, solo il giavellotto è rimasto, diciamo, lineare, quindi c'è una rincorsa rettilinea, quindi poi un lancio. Quindi tutti devono avere grosse capacità di equilibrio, coordinazione, e al tempo stesso forza esplosiva, capacità elastiche, perché è diventato sempre di più un gesto dinamico. Fortunatamente sfruttiamo anche un gran numero di tecnici di ottimo livello su tutti i settori, quindi hanno l'occhio giusto per vedere che un ragazzino anche di 10-12 anni ha le qualità per poter poi in futuro sbocciare. Vai, dai, ginocchio avanti, vai! In bacia, Davi! Tieni su quello sguardo! Dal 2016 ad oggi, con il mio gruppo, ho riportato 20 titoli italiani, 68 podi e 28 maglie azzurre. Dietro a questi risultati c'è attualmente un grande lavoro, quindi probabilmente entrare a far parte di questi 100 tecnici è sicuramente un riconoscimento che apprezzo, motivante ulteriormente. Vai. Il mio tecnico è stata bravissima, ci siamo capiti, c'è stata subito intesa e questo ha influito tantissimo nella prestazione che ho fatto. Si sente questa importanza del valore dei tecnici italiani, anche la storia, se torniamo indietro, anche in passato ci sono stati grandi risultati.
La finalità di questo progetto è coinvolgere tanti giovani ad affacciarsi all'atletica, ma anche tirar fuori qualcosa che in futuro possa portare lustro alla città, alla società, ma anche all'atletica italiana, speriamo. Darsi un obiettivo richiede tanto impegno, perché in primis non è tanto atletica qui al campo quanto proprio durante l'arco della giornata. Significa andare a letto presto, mangiare bene, allenarsi con tanta costanza anche nei vari mesi, nei vari giorni, nei vari anni. Non è per tutti, però se sei disposto ad avere dei risultati devi farlo. Restate con noi, Fida Stories continua.